Allora ragazze, in questo video vi faccio vedere un look super instagrammabile, quindi con una base un pochino più sostenuta e un eyeliner molto importante e due labbra diverse. Quindi in un primo look ho delle labbra più naturali e nell'ultimo quello che vedete qui adesso. Quindi se volete sapere come ricreare questo look, seguite questo tutorial. Inizio ristrutturando la mia faccia con un primer. Questo l'ho usato anche nell'ultimo tutorial, è di NYX, si chiama Angel Veil e mi ci sono trovata benissimo, devo dirvi la verità. Quindi lo applico così. Questo modo molto tecnico su tutto il viso. Poi su tutto il viso applico il mio fondotinta di Bless, questo è un fondotinta liquido, quindi vi consiglio di agitarlo prima dell'uso e lo vado. Oddio. Capita. Vado ad applicarlo su tutto il viso con il mio pennello Inglot, che secondo me è perfetto questo tipo di fondotinta, ma in generale un po' per tutti i fondi. Vi ricordo ragazze che questo è e sarà un tutorial su un make up instagrammabile, quindi è sicuramente un make up un pochino più strong per certi versi, soprattutto a livello di correzioni, però è anche, diciamo, un tutorial per chiunque vuole imparare a ricreare una base un po' più strutturata. Poi per definire il viso vado a creare il famoso contouring con un fondotinta sempre di Bless, sempre lo stesso che ho utilizzato su tutto il viso, ma nella colorazione Biscuit, che è un colore. Tra l'altro questo colore può essere utilizzato poi d'estate su tutto il viso quando vi abbronzate, quindi in realtà non va sprecato, questo lo dico sempre, non buttate prodotti e non pensate che possano avere un utilizzo solamente in un determinato periodo dell'anno. Io con questo pennello, questo è di NYX, è il numero 2, sporco il pennello di fondotinta e vado prima a tamponarlo così sullo zigomo e poi lo sfumo leggermente. L'importante è non premere troppo con il pennello, ma veramente spolverare solamente il fondotinta. Personalmente trovo che il contouring realizzato con un fondotinta sia molto molto più naturale di quello realizzato ad esempio con dei correttori o degli stick. Sicuramente anche in questo modo è molto più facile la stesura e lo uso proprio come se fosse una terra liquida. Ok. Ora è il momento dei correttori. Io ne utilizzo due, sempre di Bless, che finalmente sono disponibili online. Yeah. Eccoli qui. Uno è appunto il numero 1 e l'altro è il numero 2. Poi c'è il numero 3 che è un pochino più pescato per le carnagioni un po' più scure o per le occhiaie che hanno bisogno di una correzione maggiore. Nel mio caso io per correggere l'occhiaia utilizzo il numero 2, con il numero 1 vado invece a creare i punti luce. Se avete visto altri miei tutorial ho già parlato di questi correttori che io già provo e utilizzo da un po' e hanno un effetto pazzesco, cioè proprio effetto filtro. Mi piacciono tantissimo. Ok, quindi con il numero 2 vado dove ho un pochino più l'occhiaia. Il numero 1 invece, che è quello un po' più chiaro, lo picchietto qui, qui, qui e qui. Oh yes! Con un pennellino. Potete usare un pennello piatto, io sono sincera, preferisco utilizzare dei pennellini morbidi perché non mi lasciano righe, righette e striature. Vado sempre con una mano molto leggera, prima a correggere
la parte dell'occhiaia vera e propria, l'importante è andare oltre l'occhiaia, quindi non limitarsi a dove vedete lo scuro, ma superare la zona d'ombra. Ah, come poetica questa cosa che ho detto, superare la zona d'ombra. Ok. E poi picchietto qui verso l'esterno, il più chiaro, andando ad illuminare la parte alta dello zigomo. Ok. Se necessario, poi si può riapplicare un pochino di correttore. Vedete come cambia la pelle? Tra l'altro questi prodotti funzionano benissimo a livello fotografico, l'ho usato in molti lavori che ho fatto e mi hanno sempre dato molte molte soddisfazioni. Ok, vedete che con questo io vado proprio a pulire il mio contouring. Poi alla fine mi aiuto con il pennello, quello con il quale ho messo il fondotinta. Ma intanto ho definito un pochino la riga con questo più piccolo che è un po' più preciso. Mi raccomando, i lati del naso. Ok. Mamma mia, questa vena, non so, mi sarò trasformando in un super saiyan. Quando mi arrabbio, mamma mia. Ok, riprendo il mio pennello da fondotinta, quindi non quello con il quale ho messo lo scuro, quello di NYX, e pulisco un pochino qui. Ok, e infine riprendo questo qua. Voi dite perché fai tutti questi passaggi di pennelli? Perché sono questi passaggi di pennelli, ragazze, che poi danno quell'effetto di base naturale. Ok, faccio proprio questo movimento. Avanti e indietro. Leggerissimo. Dopodiché utilizzo due ciprie. Sono delle new entry, sono due prodotti nuovi di NYX, una è una setting powder, una cipria libera, l'altra invece è una cipria compatta che in realtà è un fondotinta in polvere compatto e come ho detto sempre in altri tutorial, alla fine è diciamo una soluzione ottima per chi vuole fissare e dare ancora un po' più di copertura al viso. Quindi prendo prima questa qui compatta che è, devo dire, molto molto cremosa. Ok? Non è eccessivamente opaca, quindi risulta un pochino più morbida sulla pelle. E questa è nella colorazione vanilla. Questa vado a fissare un pochino tutto il viso, in particolare i lati del viso. Ok. Un po' la fronte, ne basta veramente poca. L'effetto è davvero, come potete notare, super levigante, super coprente. Io non sono solita fare questo tipo di basi, ragazze, però devo dire che quando le faccio, effettivamente, c'ho un'altra faccia. Invece, con la cipria libera, questa è nella colorazione light. Ecco qui. Vado ad applicarla con lo stesso pennello con cui ho messo il correttore, perché non ho 8 milioni di pennelli nella mia pochettina. Vado a picchiettare sul contorno occhi. Ovviamente, se avete un contorno occhi secco, mi raccomando, idratate bene prima. Vi ricordo che questo passaggio può essere skippato addirittura per chi non avesse problemi di correttore nelle piegoline. Il correttore di Bless, devo dire che è un correttore che non si infila nelle pieghe, quindi in realtà questo passaggio lo sto facendo, peraltro in maniera così abbondante, solo per le
la finalità di questo video, e cioè per ricreare un look instagrammabile. È il momento di definire le mie sopracciglia. Utilizzo questa matita di MAC, che è la Deep Dark Brunette. È una matita marrone scuro. Con lo stesso pennello con cui ho messo il fondotinta più scuro, vado a creare maggiore definizione utilizzando un bronzer opaco, ragazze, o anche una terra scurissima. Io ora io ho questa di MAC, che è veramente anche troppo scura, cioè è la Dark Deepest, una cipria a lunghissima tenuta. È un po' difficile da maneggiare perché, come avete visto, è veramente nera, quindi vi consiglio di andarci piano se volete utilizzare questa, o magari di optare per una terra come una di quelle che ho utilizzato molto spesso negli altri miei tutorial. Poi prendo questo correttore, è il Caviar Illuminator di Wonder, nella colorazione Mother of Pearl. Io l'ho già utilizzato altre volte, non so se in tutorial, non mi ricordo, ma sicuramente nei make-up sulla mia pagina Instagram. Vado sul naso, sulla punta, ovviamente, se no non è Instagram. Ok, ecco qua, sembro un clown. Qui. Questo illuminante, oh mio Dio che figata, è praticamente un illuminante in polvere, ma, o meglio, sono queste micro perle dentro, ma l'effetto quando lo mettete sembra bagnato, pazzesco. Ora sono illuminata d'immenso, ho messo l'illuminante, come avete visto, nella parte centrale del viso, lo zigomo, sotto l'arcata, angolo interno, praticamente un po' ovunque, ora perché è inverno e sono accollata, altrimenti l'avrei messo anche qua un po' sulle spalle, eccetera eccetera. Ho messo un po' di matita nera nella rima interna superiore, la famosa tortura cinese che ormai sicuramente conoscete, e vi ho risparmiato questo passaggio perché assumo tutte posizioni strane con gli occhi, faccio un po' impressione. Piega ciglia, io sto utilizzando questo di MAC, ma ci sono tanti buoni in commercio, secondo me uno dei migliori è quello di Shu Uemura. Per gli occhi utilizzo questa tinta labbra vinilica di Bless nella colorazione Mu, che è un colore un po' aranciato. Applicarlo direttamente sulla palpebra oppure sporcare un pennellino. Ne basta veramente, veramente poco, perché comunque è un prodotto per le labbra, quindi è molto pigmentato. Personalmente lo trovo favoloso sugli occhi e sulle guance e sulle labbra. Cioè, in realtà è un all-over. Con il pennello sporco ombreggio leggermente anche qui sotto. Questo è un passaggio che, se non vi piace, potete anche saltarlo. Ovviamente a me piace sporcare, vedete, tonalizzare leggermente anche la parte inferiore dell'occhio, così. Ora sono molto felice perché proverò questi due prodotti nuovi. Scusate, questo è il Roller Lash di Benefit e questo è il Roller Liner, ovviamente sempre di Benefit. Allora, partiamo dall'eyeliner, è così. La punta è un pochino più grande, ad esempio, rispetto all'Epic Liner di NYX, che ha la punta più piccola e più sottile. Quindi questo è, secondo me, un po' più stabile per coloro che non sono molto abili ad applicare l'eyeliner, oppure per chi ama talmente tanto l'eyeliner che si fa proprio una bella linea importante
e a questo punto non ha bisogno di andare troppo per il sottile e va direttamente con un eyeliner di questi belli forti. Allora, non mi sento particolarmente ispirata oggi a disegnare un eyeliner, quindi nonostante io sia una makeup artist, voglio rassicurarvi che sono una donna normalissima e anch'io ho i giorni in cui su me stessa non riesco ad applicare l'eyeliner. L'eyeliner che comunque voglio creare è un eyeliner veramente importante, ragazze, quindi è un po' il protagonista di questo look. Iniziamo. Allora, la punta di questo eyeliner non si piega, è abbastanza rigida. Però devo dire che non è male perché il colore non si allarga, quindi non è troppo liquido. Non parlerò più perché dovrò disegnarlo con la massima attenzione, soprattutto perché ho solo uno specchiettino in mano e non ho uno specchio grande davanti e non ho entrambe le mani libere. Se ce l'ho fatta, adesso abbiate pietà di me, vado davanti a uno specchio intero e vado ad applicarlo anche di là. Ragazzi, ce l'ho fatta, ho solamente combinato un pastrocchio qui, quindi ho dovuto un po' ripulire, ma un pastrocchio per sbaglio in realtà, perché per andare a ripassare ho avuto un movimento inconsulto della mano e ho sbavato un pochino la riga, quindi ho dovuto ripulire, ma alla fine ce l'ho fatta. Difficile è decisamente superata, adesso procediamo con il mascara. Lo scovolino di questo mascara mi ricorda una processionaria. Sì, quegli animaletti, io amo tutti gli animali, ma quegli animaletti non sono così adorabili. Più che altro mi mettono ansia con quelle loro polverine che cadono dagli alberi. In pratica la parte più corta con le setoline più corte, quindi questa diciamo in alto, quella incavata, è quella che rilascia più mascara. Fa un po' questo effetto spatula, no? Che carica bene bene il mascara. Con la parte invece questa bombata si vanno a pettinare le ciglia per districarle e distribuire bene il prodotto. Invece l'effetto bello carico, mi piace utilizzare maggiormente la parte quella a paletta, l'ho soprannominata così. Vado a metterlo anche nella rima inferiore. Ok. Anche per le ciglia ovviamente inferiori è ottimo. Soprattutto la parte quella bombata che ha le setole più lunghe. Adesso ragazze, per quanto riguarda le labbra, sono molto indecisa perché da una parte vorrei mettere un bel rossettone, dall'altra un rossetto naturale. Ok, farò entrambe le opzioni e poi mi dite quale preferite. Come prima opzione applico la stessa tinta che ho applicato sugli occhi, anche sulle labbra, ma non piana piana piana. Mi aiuto con un pennellino, che ognuno di voi sicuramente ha in dotazione, cioè il mignolo. Allora, devo andare molto piano perché ieri il dentista mi ha dato una bella stretta a questo apparecchio e praticamente è tutto oggi che mangio liquidi. Che meraviglia! Non riesco a masticare. Il colore è stupendo. Faccio vedere un'opzione più golosa e sicuramente molto più intensa, che è sempre con questa tinta sulle labbra come base, e sopra vado ad applicare il Wunder Kiss Lip Plumping Gloss, questo volumizzante, che di suo è più trasparente.
Invece con questa tinta sotto dà un effetto molto molto più coprente. E questo è il secondo effetto. Quindi tolgo, ahimè, questo meraviglioso gloss e vi faccio vedere un effetto ancora più instagrammabile. Questa volta mi serve una tinta intensa, questa si chiama Bless My Heart, sempre di Bless, ed è questa volta una tinta matte. Queste tinte hanno una formula antisecchezza, quindi devo dire che si asciugano un pochino più lentamente rispetto alle tinte matte in commercio. Ma poi non seccano le labbra. Ovviamente io l'ho applicata così senza applicatore, scusate, senza pennellino. Voi potete applicarle ovviamente aiutandovi con un pennellino, magari mettendo prima una matita per definire un po' di più il contorno labbra. Ora aspetto che si asciughi e vi faccio vedere l'effetto finale. Ok ragazze, ops, la tinta si è completamente asciugata, l'effetto è veramente velluto e è adorabile. Questo colore secondo me è bellissimo. Quindi, come sempre, vi scrivo tutte le informazioni nella description box qui sotto. E niente, fatemi sapere che cosa ne pensate, se vi è piaciuto questo look. Mi rendo conto che è un look un po' strong, però dai, intanto ci sta per cambiare un pochino. E fatemi soprattutto sapere quale abbinamento preferite, se il naturale con l'eyeliner oppure eyeliner e bocca scura, che secondo me è sempre un evergreen. E niente, se avete domande da fare, fatele e sapete che piano piano rispondo a tutti. Un bacione. Ciao ciao.